È possibile combinare la pranoterapia, il Reiki, il Pranic Healing e il Pass Spiritista in una forma di guarigione, grazie anche all'ausilio del mondo dello spirito? Il Rito del Passaggio, il nuovo libro di Luca Garbin, che porterà il lettore alla scoperta delle varie tecniche di guarigione, le origini, la conoscenza e la sua applicazione. Il Rito del Passaggio, quando il mondo dello spirito viene in ausilio. Disponibile su Amazon e su richiesta inviando una mail a alidellinfinito@gmail.com. Il Rito del Passaggio non sostituisce in nessun modo le cure mediche, che non vanno abbandonate per nessun motivo. In collaborazione con Associazione Lo Specchio dell'Anima di Gina Antonelli, Sulle Ali dell'Infinito di Luca Garbin ed il gruppo Paolo di Tarso di Lella Bombasar, presenta Io Imparo lo Spiritismo, momento di studio condotto da Leila, ogni giovedì alle ore 21 sulla piattaforma Zoom e in Facebook Live sul gruppo Lo Specchio dell'Anima. Studieremo assieme lo spiritismo, il libro dei medium e moltissimi argomenti che ci aiuteranno nella comprensione dei meravigliosi insegnamenti dal mondo dello spirito attraverso Kardec, Chico Javier e molti altri. Resta connesso con noi e ricorda: ama sempre affinché tu possa comprendere sempre di più. Una presentazione di Luca Garbin sulle ali dell'infinito, in collaborazione con l'Associazione Lo Specchio dell'Anima di Gina Antonelli ed il gruppo Paolo di Tarso, presenta Riflessi per l'Anima, piccoli momenti di riflessione e lettura quotidiana di messaggi spirituali di Chico Javier ed Emmanuel. Un conforto quotidiano che accarezza il cuore, solleva l'animo, fa riflettere, attiva l'introspezione, valorizza l'amore. Buona visione e buon ascolto. Da un'idea di Gina, Luca e Leila nasce un percorso formativo di spiritualità, cominciando con lo studio del libro degli spiriti di Allan Kardec per livelli principiante ed intermedio, in compagnia e la supervisione di Luca Garbin, un giorno alla settimana, dalle 21 alle 22, live su Facebook e YouTube. E Leila Bombasar, del gruppo Paolo di Tarso, proseguirà per livelli intermedi avanzati ogni giovedì sera alle ore 21 in live, Facebook e Zoom. Rimanete connessi con noi. Enjoy! Lo Specchio dell'Anima di Gina Antonelli, Sulle Ali dell'Infinito di Luca Garbin e Leila del gruppo Paolo di Tarso vi ringraziano e vi aspettano.
Lo studio è come la luce che illumina la tenebra dell'ignoranza, e la conoscenza che ne risulta è il supremo possesso, perché non potrà esserci tolto neanche dal più abile dei ladri. Lo studio è l'arma che elimina quel nemico che è l'ignoranza, e anche il miglior amico che ci guida attraverso tutti i nostri momenti difficili. Tante domande e nessuna risposta. Ti senti solo e malinconico senza sapere il perché? Esiste la vita oltre la morte? Che cos'è la metafonia e lo spiritismo? Visita il nostro sito web dedicato www.sulleali-dell'infinito.it di Luca Garbin. Scopri in questo modo il Reiki, la mindfulness per meditare, la cristalloterapia, lettura dei registri akashici. E ora visita la nuova pagina Facebook collegata, @sulleali-dell'infinito, con numerose dirette live. Trova una risposta alle tue domande. Non aspettare più. Trova la serenità perduta nel tuo cuore. Una produzione Gruppo Facebook Associazione Lo Specchio dell'Anima di Gina Antonelli, in collaborazione con www.sullealidellinfinito.it e pagina Facebook @sulleali-dell'infinito di Luca Garbin, presentano la rubrica Il momento di germogliare, dirette live con relatori professionali che vi inviteranno a guardare dentro voi stessi. Vi daranno speranza e non solo, anche divulgazione, facendo nascere in voi il momento di germogliare, con una nuova coscienza e visione della vita. Associazione Lo Specchio dell'Anima, via delle Bocchette 2/A, Putignano 56 121 Pisa. Convegni, incontri individuali, seminari, telefono 347 347 6252 oppure 050 520 2450. Associazione Lo Specchio dell'Anima @gmail.com. www.sullealidellinfinito.it di Luca Garbin. Luca Garbin @sullealidellinfinito.it. La diretta comincerà a breve. Grazie. Eccoci qua. Eccoci qua. Ben arrivati. Un piacere anche per me questa sera presentare una new entry dello Specchio dell'Anima, che è Salvatore Cusumano. Abbiamo una bella diretta questa sera, abbiamo due metafonisti insieme. È una bella esperienza anche per me ed è un onore. Ti do anche il benvenuto da parte dello Specchio dell'Anima, di tutte le persone che stanno assistendo in questo momento alla diretta, che si connetteranno anche prossimamente. Ricordo anche gli amici della pagina Facebook, Mario Leardi ti sta salutando anche in questo momento. Grazie. Ciao Mario. Dico, con tutte queste dirette mi troverò una fidanzata tutti i giorni ormai, penso di sì, speriamo. Alzo la tavoletta del water, chiudo del gifriccio, mi raccomando. Quindi una cosa molto importante. Questa sera l'obiettivo di questa diretta è presentare un po' a tutti voi una persona molto cara anche a me, per il semplice fatto che oltre alle testimonianze positive, una cosa che mi ha colpito molto di Salvatore è la sua umiltà. E l'umiltà è una dote ormai come i tartufi, molto rara, se vogliamo così dire, da trovare. E nella sua umiltà, nella sua modo di essere, nella sua, come potete vedere, una persona sorridente, serena, che non è in cerca di ambizione, di apparire come tantissimi altri. Questa è la parte che mi ha colpito e che colpisce tantissimo. Quindi questa sera faremo una piccola intervista
a Salvatore, conoscendolo, cercandolo di conoscere il più possibile. E prima di cominciare vi voglio ricordare però che questa settimana abbiamo gli appuntamenti molto importanti che concludono il mese di marzo con la rubrica Una mamma le per sempre. Abbiamo domani sera Antonella Peruzzo, che è la mamma di Federica, e alle ore 9, quindi abbiamo due dirette molto importanti per i genitori che hanno perso dei figli, e sabato sera avremo Maria Grazia Linda Schettini e Giovanna Manzo, che saranno in diretta alle ore 21, tutti e due di sera. Quindi mercoledì sera abbiamo questa diretta, e giovedì sera avremo Leila, e sabato avremo un'altra due signore, due mamme che hanno perso questo i figli, e ci racconteranno la loro testimonianza insieme anche ad Antonella domani sera sulla trasformazione del dolore, sull'elaborazione del lutto e come hanno dato un significato a quello che gli è accaduto. Prima di dare la parola a Salvatore, che ringrazio di cuore per la sua disponibilità e presenza, ringrazio tutte le persone che in questo momento si stanno connettendo, ringrazio Gina per la sua disponibilità. Ricordo che sia io che Salvatore saremo presenti al convegno di Tirrenia per messaggi metafonici, quindi sarà una bella esperienza anche lavorare insieme, e quando trovi dei colleghi così, alla semplicità, l'umiltà, è amore che viene trasmesso anche alle persone. E quindi stasera faremo una serie di domande, dopo che Salvatore potete fare anche delle domande voi direttamente se volete conoscere un po' di più. E innanzitutto chiediamo a Salvatore una piccola presentazione, se si vuole presentare lascio la parola a lui, e vi auguro intanto a voi una buona serata e una buona diretta. Io non sparisco, rimango qui. Oh. Ogni tanto bevo l'acqua perché devo bere, se no. Ok, grazie Luca. Allora, diciamo che la serata di oggi anticipa anche un po' quella di domani e di sabato delle mamme, perché qui c'è un papà, che è papà, lo zio, che ha perso la propria nipote, ed è per questo che mi ha portato poi a intraprendere questo percorso di crescita e trovare nella metafonia un aiuto. Martina, molti la conosceranno di nome oramai, tutte le volte che l'ho detto nelle varie pagine Facebook. E Martina, mia nipote, che viveva con me dall'età di 2 anni perché gli era mancata la mamma, era per me come una figlia. E all'età di 20 anni anche lei ci ha lasciato, improvvisamente, così, dalla mattina alla sera, gettandoci a me e mia moglie nella disperazione. Io e mia moglie non abbiamo avuto figli, forse non sono venuti perché avevamo questo compito di dover far crescere Martina. Andiamo un po' indietro nel tempo, giusto per capire, perché Martina è nata prematura, perché la mamma aveva una malattia congenita che ha scoperto quando era incinta, ed è dovuta nascere subito, all'improvviso, non aveva neanche 6 mesi di gestazione, ed è nata con una 3ª parete spastica. Però era una bambina che non camminava, però era intelligentissima, era... Chi ha dei bambini disabili sa che sono hanno una marcia in più. Quello che non hanno nella normalità, tra virgolette, del camminare, del parlare, ce l'hanno nel dare amore. E lei ci ha dato tanto amore. All'improvviso ci ha lasciato da 20 anni, come ho detto prima, per una peritonite fulminante, che l'ha spenta dalla mattina alla sera. Una febbre non altissima, 38, 38 e mezzo, con mia moglie abbiamo detto aspettiamo domani che chiamiamo il medico, perché cosa, una febbre normale, prendeva la tachipirina, scendeva, come passava l'effetto saliva di nuovo. Lei non si lamentava, non aveva questi, forse, non lo so, non aveva questi dolori che da metterci in allarme per poterla portare in ospedale. E così all'improvviso alle 8 di sera, chiude gli occhi, ci
ci ha lasciati. Combinazione, guarda, è mancata il 17 di marzo del 2013, perciò la settimana scorsa abbiamo fatto la... Come oggi sarebbe ricaduta il funerale, credo che abbiamo fatto il funerale, perciò forse non è venuta a caso questo percorso. Sì, ma anche con la settimana poi dei genitori, quindi era un po' più... Sì. È venuta proprio... Lei era molto legata a me, era molto... Non ero suo padre, ma era il suo punto di riferimento. Lei senza di me non faceva niente. Voleva che sempre che c'ero io in qualsiasi cosa, perché dovevo aiutarla a cambiarla. Ero sempre io che facevo queste cose a casa. Perché mia moglie aveva già la sua parte, logicamente. Però la parte lavorativa, la parte da fare peso, diciamo, ero io. E niente, quando ci ha lasciato, ci ha mandato nella disperazione, come dicevo prima, e siamo andati tramite chi erano? Aspetta un po'. Erano dei volontari del 118, ci hanno indicato di andare in un gruppo per l'elaborazione del lutto. E noi ci siamo andati, dopo un mese ci siamo andati. Siamo andati e questi due gruppi erano formati da genitori appunto che avevano perso i figli e dei gruppi misti dove c'erano sia genitori che vedove, queste cose qui. Io ci siamo andati subito, però a primo impatto non volevo continuare ad andare. Ma che ci venga a fare io qui? Io ero talmente distrutto che non mi dava fastidio qualsiasi cosa. Poi vedere quelle persone che magari avevano già elaborato il lutto, che non erano come me, mi sentivo a disagio. Però nel suo tempo qualcosa mi diceva che dovevo continuare ad andare. Devo continuare ad andare perché, premetto, Martina, prima di chiudere gli occhi, in quei momenti lì, io gli c'ero vicino, mi dice e diceva, ce l'ho quasi fatta. Allora, ha ripetuto per tre volte, ce l'ho quasi fatta. Poi ha chiuso gli occhi e ci ha lasciato. Questa frase qui, io la ripetevo sempre quando ero in questi gruppi, no? Ma non so a chi lo avrà, lo diceva, non lo so, forse stava già delirando, non sapevo questa cosa, non ci vuole darmi una spiegazione. Però poi parlando con questi dei gruppi, forse qualcosa c'è, perché io da ateo, tra virgolette, io vengo da una storia sindacale, tutta lotte del lavoro, tutte queste cose qui, non è tanto di ideologia, ma anche un po' di idee, non ci credevo tantissimo che c'era, poteva esserci un al di là. Però quelle ultime parole di Martina mi hanno fatto riflettere, dicevo, ma se ha detto queste parole, a qualcuno le avrà dette, non le avrà dette così a caso. E io sono andato alla ricerca di poter capire per come mai aveva detto queste parole, e parlavo solo con la gente normale, così, quelli che andavano appunto in questi gruppi. Nel mese di ottobre c'era il convegno a Borgaro Torinese. Io non conoscevo, ero fuori da questo mondo, e combinazione la consular che guidava quei gruppi lì era relatrice in questo convegno, aveva lasciato le brochure nell'ingresso. L'ho preso, l'ho letta, e l'ha presa anche un'altra signora, sapete, era una vedova, che mi ha detto, io a questo convegno ci vado, perché e mi ha parlato un po' del convegno, però ti può parlare meglio mia figlia, che lei è più avanti di me di queste cose. E a quel convegno lì c'era Riccardo Di Napoli, il metafonista.
Io non conoscevo la metafonia, non conoscevo niente del mondo dello spirito, proprio non mi sono mai interessato. E detto, ma io non ci sono andato comunque a quel convegno, poi mi dici qualcosa. Lei c'è andata e quando ci siamo visti poi la settimana dopo è tornata che era un'altra persona. Mi ha raccontato di Riccardo, mi ha raccontato di quello che gli aveva detto attraverso la metafonia, delle cose che soltanto il marito, perché era vedova, il marito poteva sapere. No, e sono rimasto un po' perplesso, un po' così, un po' incuriosito. Ho detto, ma sì, non lo so. Poi la settimana dopo ancora abbiamo fatto l'incontro con i genitori orfani. E combinazione, una signora era andata al convegno perché Riccardo aveva fatto che sabato sera faceva le registrazioni pubbliche a tutti quanti, no? E questa signora ha ricevuto un messaggio dalla figlia. E anche lei mi ha raccontato questa cosa. Anche lei è la prima volta che aveva sentito la metafonia. E mi ha raccontato, mi ha incuriosito. E ho parlato con la figlia di questa signora, che mi ha parlato appunto di Riccardo di Napoli, mi ha parlato della metafonia, cos'era, di qua, di là. E ma voglio conoscerlo. Di dov'è? Di Genova. Dobbiamo andare a Genova allora. Andare a Genova non lo so, vediamo di qua, di là. Poi ti accompagno io, ci andiamo insieme. Mi ha accompagnato, a me e mio moglie ci ha accompagnati a Genova e siamo andati da Riccardo, che lui faceva due volte al mese degli incontri nel suo centro Oltre l'Orizzonte. Gli ha telefonato, ha preso l'appuntamento, siamo andati a dicembre del 2013, il 3 dicembre del 2013. Siamo andati a Genova, Riccardo mi accoglie, perché anche lui, mi ha detto che io sono umile, l'umiltà me l'ha insegnata Riccardo, non c'è la persona più umile di lui. Anch'io ho imparato, la coincidenza che anch'io ho imparato da Riccardo, cioè ti rendi conto delle coincidenze assurde? Vedi? Le prime cose che ha detto che per la metafonia, per tutto, poi non solo nella metafonia, ma nella vita ci va umiltà, pazienza e perseveranza. Queste sono le tre parole che diceva Riccardo. Comunque ci ha presentati, siamo entrati nella sala. E Riccardo cosa faceva? Io non mi sono accorto di niente, perché io ero talmente imbambolato, talmente un po' così, che ero lì, era un ebete che guardava in una zona che non era un pesce fuor d'acqua praticamente, però ero anche invogliato a conoscere, a sapere. E Riccardo accende il computer, comincia a registrare e se ne va, va a fumarsi la sigaretta. Si lascia qui così. Le donne che erano lì, che facevano parte del gruppo, già sapevano il suo modo di fare, il suo modo di come conduceva lui il pomeriggio. Dopo 10 minuti torna e comincia a farsi sentire quello che sentiva. Combinazione, quella sera lì, la radio non prendeva nessun canale, no? Quando quello che aveva registrato era il vociare nostro, era un ambientale praticamente. E lui quando poi ha fatto riascoltare la registrazione, a un certo punto gli dice: chiacchiera. C'è qualcuno che chiacchiera? Martina è una gran chiacchierona. A volte gli dicevo io: ma dov'è che si spegne l'interruttore per farti stare zitta? Perché quando si alzava al mattino cominciava a chiacchierare fino a quando non andava a dormire la sera. Chiacchiera. Martina è una chiacchierona. Niente, poi ha fatto la registrazione per me, appunto non prendendo nessun canale, ha provato di tutto per prendere, ma non prendeva niente. Ha fatto con il rumore, che conosci bene, che è quello... Facendo fruscio sopra il microfono del computer. E di lì sono venuti dei messaggi molto belli,
che adesso non me li ricordo, ce li ho scritti da qualche parte, non li ho preparati, però messaggi molto belli erano. E che sul momento mi hanno un po' incuriosito, però poi dicevo, ma non lo so, non ero sempre titubante su questa cosa, però non ero titubante. Comunque c'era lì il libro che lui aveva scritto, Telefonando in Paradiso, che ce l'ho qua, con mia figlia ce l'ho sempre sulla mia scrivania a fianco quando faccio le registrazioni, è sempre sulla mia scrivania questo libro qua. Ormai sono 8 anni, sì, perché da dicembre, che l'ho comprato a dicembre del 2013, e me lo porto sempre con me. Ogni tanto vado ad aprire una pagina per leggere, dopo che l'ho letto già due o tre volte dall'inizio alla fine. Comunque l'ho letto e c'è scritto, appunto, come ha detto anche Riccardo, che la metafonia possono farla tutti. No? Ecco, ma se lo possono fare tutti, voglio provarci anch'io a farla. Però non capendo niente di computer, non capendo niente di non sapevo come scaricarmi il programma. Come si scarica il programma? Boh, non lo so. Ho chiesto aiuto sempre a questa mia amica che mi ha accompagnato. Mi ha scaricato il programma. Boh, va bene. Adesso, come si usa questo programma? Boh, non lo so. Comunque io provavo a registrare, come quelle poche volte che avevo visto fare da questa mia amica, avevo visto fare quel giorno da Riccardo, perché ero seduto a fianco a lui, anche se lui usava un altro programma. Allora, lui usava Ecool come programma. Io ho Audacity, naturalmente. Comunque avevo visto come faceva e cercavo di fare anch'io, ma io non ci riuscivo, e cercavo come fare, leggevo, andavo a cercare qualcosa che potesse aiutarmi a... Sì, è un po' complesso Audacity, sì, no, ma più che complesso quando uno... Sì, che non servono a niente, che non si usano in teoria, però è quello che ti complicano la vita a volte. Sì, sì, no, ma non conoscendo, sento ignorante, come ti avevo detto anche l'altra volta, che io con l'informatica proprio sono zero, perciò... riuscire a imparare per me era avevo paura di imparare quasi, no? Perché se imparo, magari impallo il computer, cioè se sbaglio impallo il computer e son fregato, diciamo. Comunque sono andato in ora da questa mia amica, ho preso appunti di come si faceva e niente, ho provato a registrare. Certo che Riccardo registrava con la radio a onde corte. Io pensavo che solo con la radio onde corte si potesse registrare, no? E io mi sono comprato una radiolina, un transistor, che aveva le onde corte. Però nella mia zona non prende quasi mai, ormai non c'è più. Perciò non riuscivo a prendere nessun canale, solo fruscio. Registravo, provavo, riprovavo, però sentivo solo il fruscio, non sentivo niente. E niente, provavo, però non avevo nessun risultato. Però la tenacia era talmente tanta di voler sentire Martina, no? Di voler sapere se stava bene, se effettivamente c'era questa vita oltre la vita terrena. E perché aveva detto quelle parole? Ce l'ho quasi fatta. A chi le ha dette queste parole? Che continuavo sempre a registrare. Registravo solo rumore, non sentivo niente. Dopo poi ho provato anch'io a fare col rumore, come avevo visto fare a Riccardo. Anch'io ho cominciato a strisciare con la mano sopra lo schermo, sì, per provocare il rumore. È lo stesso, non sentivo niente. Sentivo solo il rumore. Tutto questo è passato quasi un anno, perciò io è passato a novembre del 2014, che io dal rumore
nel frattempo sono andato a dei convegni, appunto sempre di, che c'era Riccardo, sempre uno convegno di Venere a Siracusa, una medium che c'era il convegno a febbraio, e poi sono andato poi a Borgaro, quello di ottobre, sempre per imparare, per conoscere sempre di più Riccardo, per poter parlare con lui, sempre per poter imparare a fare la metafonia. E comunque provo appunto col rumore e mi è sembrato di sentire delle parole. Mi è sembrato di sentire delle parole e ero contentissimo perché mi è sembrato che dicesse non vi ho lasciati e poi devi uscire dall'uovo. Io quando ho sentito quelle parole l'ho mandato a mia moglie con le lacrime agli occhi, ho detto mi ha parlato, mi ha detto questo, mi ha detto non ci ha lasciati. E poi ho detto, ma non è che magari è una mia, questo è quello che voglio sentire io, che non è vero, è pareidolia praticamente. E come faccio a saperlo? Io sento queste parole, però mia moglie è dura di orecchie, non le sentiva. Allora sarò io soltanto che l'ho sentita. Però mi è venuto in mente una cosa. Salvo il file e io provo a mandare a Riccardo. Vediamo poi lui cosa mi dice. Così ho fatto. Riccardo diceva sempre, non mandatemi niente, perché io sono molto impegnato, non so sì. Se ce la faccio, non so di qua, non so di là. Anche se me lo mandate, difficilmente riuscirò a rispondervi. Comunque io, a me non mi costava niente, gliel'ho mandato e come se mi ha risposto dentro un mese. Effettivamente le frasi erano quelle che avevo sentito io. Non vi ho lasciati e io sentivo devi uscire dall'uovo. Lui diceva cerca l'uovo. Perciò l'uovo c'era come frase. E non vi ho lasciati era uguale a quella che avevo sentito io. Allora lì sono rimasto contentissimo e ho continuato poi a fare fare ricerca, a registrare sempre con il rumore. Nel frattempo che avevo letto il libro avevo visto che avevo sentito parlare appunto di Marcello Bacci e di altri metafonisti e sono andato in libreria a cercare i libri di questi metafonisti, di Jürgensen, di Bacci, di Ruvi, però qui a Torino non ce n'erano di quei libri, le librerie esoteriche ce n'erano una o due a Torino e quelle due non avevano questi libri. E lì ho cominciato a volermi interessare anche attraverso la lettura del mondo dello spirito, del mondo dell'oltre. E ho comprato dei libri che mi informavano sul mondo dello spirito. A non cercare soltanto nella metafonia di avere qualche riscontro, ma di informarmi di più. No? Intanto continuavo sempre a fare la metafonia, sempre col rumore. Ma però io devo riuscire a farla anche con la radio. Nel libro di Riccardo, appunto, c'erano i vari metodi di registrazione e c'era anche quello che usano adesso, perché i coniugi desideri, anche se lui è morto, c'è ancora Danila che fa ancora, che fanno il metodo rovesciato. Ecco, il metodo rovesciato lo posso anche registrare in italiano, rovesciare la traccia, e mi risulta un vocale incomprensibile. E così ho provato. E da lì ho cominciato a sentire le prime frasi che mi parlavano. Mi parlavano anche di Martina, mi parlavano dei messaggi, di consenso compiuto, appunto, di 3-4 parole che però messe insieme facevano... però non separate una dall'altra, che così è, però che erano insieme. E così formavano una parola. E così ho continuato a fare
Questo è stato il mio inizio e il mio poi continuare. Poi adesso, poi dopo, tramite YouTube, sono andato a cercarmi dei tutorial dove insegnavano anche a usare Audacity, a togliere rumore, tutte queste cose qua. Io sono stato un autodidatta praticamente, mi sono poi formato tramite i tutorial di YouTube. Pian piano, poi ho cominciato poi a capire che c'era anche una radio on the coast anche tramite il web, sì. Appunto un web SDR, che lì puoi trovare dei canali stranieri. Poi da poco, forse da poco, io l'ho scoperto l'anno scorso, c'è Radio Garden, un'applicazione che ti porta tutte le radio di tutto il mondo, perciò ti sposti. Ma le scuole antenne è difficile, poi con gli edifici sì. Ormai è difficile. Adesso, se permetti, ti ringrazio anzi per questa tua meravigliosa presentazione, che ha rappresentato senza ombra di dubbio la tua umiltà come persona, umiltà che dovrebbe essere esempio per tanti metafonisti. Quello che voglio chiederti io adesso, hai precisato una parola all'inizio che mi ha colpito, hai detto ero un ateo, perché sei una calista, questo, quello che l'altro. Adesso com'è la tua definizione? Lo sei ancora o non lo sei ancora? No, non lo sono più. Però devo mettere due cose. Cioè l'ideologia quella è rimasta, non cambia, cioè non è la mia formazione è quella, perciò però non fa più a cazzotti con la fede. Bravo, questa è una bella hai dato una bella definizione, questo è molto importante. Adesso ti faccio una domanda dopo tutta questa esperienza che tu hai fatto all'inizio. Poi immaginate che viene un ragazzino e ti chiede: ma che cos'è per te la metafonia? Tu che definizione daresti? A prescindere da quella tecnica di Wikipedia scientifica, che cosa rappresenta per te la metafonia? Allora, per me la metafonia è il metodo moderno per mettermi in contatto con le altre dimensioni, che non è mettermi in contatto soltanto con le persone che a me care che sono scomparse, fra virgolette, diciamo, che ci hanno lasciato, ma con le altre dimensioni, perciò con mondi diversi, perché anche i nostri cari che ci hanno lasciato non sono andati in una dimensione diversa. Perfetto, bellissimo. Per noi è avere un contatto con gli esseri viventi degli altre dimensioni, degli altri mondi. Diversamente vivi. Sì. Ecco. Adesso ti voglio chiedere, l'esperienza bella e l'esperienza più brutta che ti ha dato la metafonia, o meglio che ti ha deluso forse un po' di più, quella più bella che ti ricordi ancora, che ripeteresti all'infinito, che sicuramente è quella di Martina, però in tanti anni di esperienze ne hai fatta, quindi qual è quella che ti ha toccato il cuore? Ma naturalmente, oltre alla prima che ti ho detto, quella della prima che ho sentito, ce n'è anche un'altra che è stata molto bella, che mi ha fatto riflettere, mi ha fatto crescere. È una registrazione che avevo fatto dove mi diceva, appunto non era Martina, che era sicuramente la guida, una delle guide, anche perché mi hanno detto che abbiamo tante guide, la guida non è solo una, ma può cambiare, mi hanno detto, tramite le registrazioni. Perfetto. Questo messaggio mi diceva, anche tu vedrai del tutto, piangerai perché la vedrai. No? Questo messaggio che mi è arrivato, ho cominciato a guardare da ogni parte, perché io vedrò del tutto e piangerò perché la vedrò. Guardavo in quelle parti per cercare di vedere Martina, chissà in quale modo, in quale situazione. Ed ero curiosissimo. Nel 2015, per questo è successo nel 2015, Riccardo c'ha sempre lo zampino questa cosa, era ospite a settembre di Marco Luzzato
a Milano per fare una sperimentazione di metavisione e metafonia, no? E io non conoscevo la metavisione, l'ho conosciuta allora, però me l'ho informato tramite internet, detto, sta a vedere che vedrò Martina attraverso in questo modo qua. E sono andato a Milano ad assistere a questa serata. Non si è avverato niente, non ho visto niente. Ci sono state tante cose, però non ho avuto quello che io speravo nel cuore di poterla vedere. In quell'anno lì sono andato a Borgaro, al convegno di Borgaro, poi a ottobre. E sono andato, era la prima volta che andavo da una medium, no? Sono andato da questa medium, con la speranza sempre che mi desse delle conferme, però sono rimasto un po' deluso, ti dico la verità. Sono andato via e io no, non voglio fare più niente. Mia moglie aveva sentito di una medium lì che non prendeva appuntamenti, ti mettevi in coda e aspettavi e faceva gli incontri soltanto per i genitori perché aveva perso un figlio. Non voglio andare, ma dai, vai, tu vai. Vabbè, ci sono andato, erano le 7:30 di sera. Ho detto, no, guarda, quest'ora basta perché sono stanchissimo. Ho detto, vieni domani mattina. Vabbè, domani mattina alle 9 sono andato lì e mi sono messo in coda. E poi quando è tornato in giro sono entrato. Sono entrato, lei ha... Questo mi ha dato conferma anche della medianità, che la medianità è una cosa vera, non è una cosa astratta come potevo pensare prima. Perché non gli avevo detto niente, gli ho detto sono qui per mia figlia, perché io, Martina è sempre passata come figlia, mai come nipote. Tu sempre raccontare sempre la stessa storia, che è anche dolorosa a volte sempre dolorosa. Comunque ero lì che aspettavo e c'era questa la medium che si concentrava e insieme c'era una sua collega che per stemperare un po' la tensione, sai, per ammorbidire un po' mi dava da parlare, mi diceva ma loro sono qua, loro non ci hanno lasciati. Intanto la mia mi diceva, ma la mamma è ancora qua o è dall'altra parte? Allora io gli ho detto la verità, no, la mamma è dall'altra parte, perché io le ho poi detto com'era la situazione, no? Ah, ecco perché, perché mi dice sempre, devo parlare io che sono la mamma. Praticamente mia cognata si era messa, voleva parlare lei per ringraziare, per poi mi ha solo ringraziato. E mentre l'altra signora diceva, sono vivi, sono vicino a noi, e dicevo, sì, è vero, lo so, è vero che sono vicino. Io vedevo fra le due signore, che erano una a fianco all'altra, in mezzo, vedevo due figure di luce che si tenevano per mano, una un po' più alta e una un po' più piccola. E guardavo, però non volevo illudermi subito, allora guardavo intorno per vedere se c'erano dei riflessi della luce che potevano dare, questo gioco di luce, diciamo. Però se erano ombre, erano più scure. E poi se erano ombre, erano tutte e due nella stessa direzione. Non è che a destra andava al centro e a sinistra andava al centro. Perciò poi erano proprio luce luccicante, proprio. No? Era luce, due sagome proprio di luce. E io dico, sì, le vedo. Sono qui, sono in mezzo a me. Gli ho detto, sì, sono qui. Lei mi ha dato la conferma che loro erano lì insieme in mezzo a noi. E lì mi è venuto in mente il messaggio metafonico. Anche tu vedrai del tutto, piangerai perché la vedrai. Perché mi sono messo a piangere. Mi sono messo a piangere come piangevo quando se n'è andata. Però questa volta di contentezza. Perché ero felice, perché le avevo viste. Mi avevano dato una conferma. Questa è la cosa bella. Cose brutte,
non ne ho. Vedi che la cosa bella è che coincidono, no? Quindi tutti i metafonisti possono dire bene o male le stesse esperienze. Quindi ti faccio una domanda, sai che io sono famoso per le mie domande bastarde, no? Ma mi conosci, sì, che sei sempre dire. Ecco, secondo te, tutta questa metafonia che hai fatto in questi anni, secondo te può avere aperto un po' di più il canale tuo della medianità? Ti è mai capitato di percepire parole ancora prima che venissero pronunciate? No, questo sinceramente no. Che io ricordo, no, non ho avuto questa... E non pensi di aver esercitato un po' la medianità, le sensazioni, l'intuizione? Ma quello sì, sicuramente, perché bene o male... un po', come diceva anche Riccardo, ognuno di noi ha un po' di medianità, bisogna solo farla uscire fuori, non tenerla soffocata dentro. Siamo energia, perciò sprigioniamo energia. La medianità penso che sia anche energia che vada a colloquiare con le altre energie che sono le anime. È importante questa osservazione che tu hai fatto, perché non tutti la condividono sicuramente, ci sono dei medium che sono acidi come il veleno, se ne dici questo, per carità, non vogliamo, però hai fatto una bella osservazione che è molto importante. No, non sono un medium, perché io non vedo niente, non sento. Per forza un po' di percezione, forse sì, forse quella, che, ecco, quella però è... da lì alla medianità non è una... Ci va ancora un bel passo. La metafonia, da quando hai cominciato fino adesso, sì, Gabriella Di Bartolomeo, certo che puoi fare le domande, potete fare le domande se le avete. E, quello che ti voglio dire, per esempio, la metafonia l'hai cominciata con Riccardo Di Napoli nel 2013. Io presso poco, in quell'epoca lì, e anche a me è successo la stessa cosa, mi ha dato un messaggio per mail, stranamente l'ha ascoltato, che di solito non li ascoltava mai. Quindi già da lì è espressa l'umiltà di quella persona. Però tu, dal mio punto di vista, non hai notato forse un degenero della metafonia al giorno d'oggi? Nei vari gruppi, come viene proposta, fatta? È una domanda un po' cattiva che ti faccio questa. Però, a parere tuo, io questa eccessiva sperimentazione, eccessiva mancanza anche di rispetto tante volte che c'è, eccessiva critica, eccessiva registrazione, come la pensi tu rispetto a questa mia proposta che ti faccio, questa mia idea? Ma io sono iscritto anche in altri gruppi, che però seguo pochissimo oramai, perché anche lì appunto hai ragione, c'è troppa e a volte fatta anche male. Non fatta male nel senso, perché io non sono nessuno che poter giudicare, io sì. Non giudico, io non, non però perché non vuol dire se io non sento che non ci sia la frase, magari la frase c'è, sono io che non la sento, perché non voglio mettermi al di sopra degli altri. Però vedo, io leggo molte critiche, quando uno pubblica una, viene criticato, gli tarpano un po' le ali, perché se uno vuole prendere questa strada, non penso che lo faccia per spirito così di non so cosa fare, ma lo fa per ricerca, per avere un contatto, per avere delle conferme. Perciò se tu gli dici che non è vero, non va bene. Al limite non commenti. Come l'esempio che hai fatto con tua moglie non sentiva la parola che tu percepivi, per il fatto che lei non sentisse la parola che tu non percepivi, non significava che non ci fosse. Infatti poi te l'ha confermata Riccardo, ci vuole anche un po' di questione e un po' di umiltà anche, di allenamento, cosa che a tanti manca, quindi è una cosa molto importante.
interessante. Gabriella Di Bartolomeo ti fa una domanda: durante queste registrazioni ti è mai capitato anche di percepire profumi e odori? Sì, a volte sì. Odori. Una volta ho sentito, mentre facevo la registrazione, un dolore al ginocchio. E questo era il mio papà. Che il mio papà se n'è andato 5 mesi prima di Martina. No? E mio papà aveva un modo di giocare, quando eravamo piccoli naturalmente, no? Che mi prendeva il mio ginocchio tra il suo pollice e il suo medio e me lo stringeva. Cioè, aveva una mostra al posto delle mani mio padre, mi faceva male. In quel momento lì si è presentato il mio papà, che veniva a parlare, mi ha detto il suo nome, e in quel momento lì sentivo il dolore al ginocchio, quel dolore lì, di sentirmi stringere col pollice e il medio il ginocchio. Bellissima, bellissima questa prova, questa testimonianza. Ti faccio una domanda. Allora, visto che abbiamo commentato prima dei giovani, cosa diresti ai giovani che vogliono intraprendere questa strada per aiutare, non per ambizione, ma per aiutare gli altri? Che consiglio gli daresti? Ma fanno bene, logicamente. Se lo fanno con amore e con rispetto e con umiltà, logicamente, che è un dono, poi alla fine poi si trasforma in un dono, se lo fanno veramente per aiutare il prossimo, per aiutare a lenire un po' la sofferenza delle mamme, dei papà che hanno un figlio nell'altra dimensione, per chiunque ha un caro nell'altra dimensione, perché non è un segno d'amore. Perciò io gli direi di provare e insistere. Importante. Aspetta, Gabriella non ha fatto sicuramente la definizione, perché dice odori di cosa? Perché sicuramente odori o profumi è quello che vuole sapere, non so per quale motivo, però tu durante le registrazioni percepisci odori o profumi, oppure di cosa gli odori? Profumo di fiori, di violette, di fiori più che altro. E poi hai trovato una correlazione con la registrazione? Con la registrazione sì, perché ognuno mi parlava di rose, no? E appunto la rosa per me è ha due significati con la rosa. Partiamo sempre sempre da Borgaro, da un incontro con una medium. Un giorno una medium mi ha parlato appunto di Martina in questo incontro, la moglie e mia moglie, e mi ha detto vedo Martina che vi porge una rosa. Per voi ha un significato questo? Ha un significato? No, di preciso. Però io davanti a casa mia, nel piccolo cortiletto che c'ho una rosa rampicante. La rosa è quella che è di casa, però che Martina con la rosa non vedo niente di che possa correlare la cosa. Finisce lì. In settimana siamo andati al cimitero da Martina e c'era una bellissima rosa che aveva fatto davanti a casa, appunto, c'erano 3-4 rose che erano sbocciate, ce n'era una che era bellissima, con un gambo lunghissimo e bello grosso. Io l'ho tagliata per portarla alla Martina. Tutte le altre volte la parte tagliata, che poi è troppo lunga da mettere nel vaso, la buttiamo via. Quel giorno lì mia moglie, quel tralcio, proprio il ramo, il gambo, l'ha messo in un vaso. Ha germogliato. Perciò che qui l'abbiamo chiamata la rosa Martina. Da quel gambo che noi abbiamo portato al cimitero, dal restante è nata una pianta. E difficilmente nascono le rose in quel modo lì. Perché poi mi sono informato come lungo, sì, poi se ne arrampicanti, è veramente strano, veramente
strano. Poi entrare nel dolore delle persone, perché con la metafonia è anche entrare a contatto con le persone, con il dolore delle persone. Ecco, questo quando vedi una mamma, un papà, un genitore, un marito, una moglie che escono con il sorriso, come ti senti? Come ti fa sentire questo? Ma mi fa sentire bene, mi fa sentire veramente bene. E molte volte piango insieme a loro, perché se trovano delle conferme in quello che nei messaggi che ricevono, è un orgoglio per me, sono contento per loro, ma anche perché vuol dire che ho fatto bene il servizio. Perché la mia paura molte volte è di non fare bene e che la gente sia delusa. E che il sacrificio, non solo mio, perché io non conto niente, magari posso, però di molta gente come te, come Giacomo, come altri metafonisti che lo fanno per spirito di benevolenza, di amore, possano essere magari non creduti perché magari io ho sbagliato, capisci? A me mi fa, è quello che a volte ho anch'io quando vado ai convegni con Gina ho il terrore di fare i messaggi, perché non per se non vengono non succede niente, per l'aspettativa infatti che ha le persone che pongono su di te, perché a volte da tanta aspettativa a volte porta, magari vorrebbero di più di quello che magari per noi una parola è già un miracolo, per loro magari è poco, tante volte hanno un'idea sbagliata di metafonia dovuta anche alla colpa, l'hanno anche questi gruppi che creano delle idee sbagliate tante volte, che invece una parola è già anche un miracolo questo. Sì, anche solo un semplice ciao, diceva Riccardo, ma capire da dove è arrivato, come è arrivato, dovrebbe già solo quello bastare, e ringraziare. E infatti questa è la cosa più importante. Prima di concludere la diretta, visto che siamo entrati nel tema della settimana delle mamme, ecco, un messaggio per le mamme, che a volte hanno paura di andare dal metafonista, perché si immaginano chissà cosa. Cosa potresti dire loro, alle mamme, ai genitori, ai mariti, alle mogli? Allora, di cominciare appunto di fidarsi e di andare, di cercare. Però quella cosa che io gli consiglierei anche è quello di provare loro, perché la cosa più bella è ricevere il messaggio te stesso e non tramite. Perché la metafonia è quello, il bello della metafonia è quello, riuscire a sentire il messaggio con le nostre orecchie. Sì, lì lo senti, perché poi il metafonista te lo pulisce, te lo senti. Però riceverlo di persona, proprio io che mi metto a farlo e lo ricevo, è una soddisfazione grandissima. Ecco, hai dato una risposta bellissima. C'è una frase anche da domanda di Laura Mantelli, ce ne sono due che è un po' più lunghe, non riesco a passarti nello schermo, però poi ti invito magari a guardare sotto il post della diretta se vuoi risponderli tranquillamente. Laura Mantelli, ecco, chiede se si sentono frasi intere, in alcuni casi sì, in altre volte no. Si sentono frasi intere. Una delle cose appunto che la frase deve essere composta, almeno io sono un tipo pignolo, diciamo, io voglio, certo, voglio quasi una perfezione, diciamo, no? Io se sento una parola, poi non sento niente, poi ne sento un'altra, non le vado a unire per formare, per me devono essere due, tre parole messe insieme, che mi diano un senso compiuto. Per esempio, ciao, ti voglio bene, solo quello per dire, no? Se io sento ciao, poi dopo un po' bene, dopo un po', per me quella non è metafonia, può essere qualsiasi cosa, ma non un messaggio dal mondo spirituale che ti dice. Infatti, sempre quando che vanno nell'aldilà, non è che diventano, senza offesa per i dislessici, o non sanno più costruire le frasi, rimane quell'intelligenza, quella coscienza di comunicare, si sentono le frasi intere, so che a volte la gente ha delle difficoltà nel comprendere perché non ha l'orecchio allenato, questo è comprensibile, però devono imparare anche a fidarsi senza
a donarsi e ad essere felici anche di quel poco che ricevono, è tanto, perché c'è chi non riceve nulla, purtroppo, a volte, quindi anche lì c'è problema che devono fare dei percorsi particolari, insomma, però noi ci affidiamo sempre a loro lassù, affinché diano le giuste parole di consolazione alle persone che hanno bisogno. Salvatore, io ti ringrazio tantissimo a nome dello Specchio dell'Anima, a nome di Gina, a nome di tutte le persone che sono intervenute questa sera, che eravamo più di 50, quindi sono molto felice per la diretta. Ricordo a tutti che sia io che Salvatore saremo presenti al convegno di Tirrenia, che sarà ai primi di ottobre, quindi prenotate al numero che vedete con Elena. E perché i posti che facciamo, Salvatore, le nostre sessioni sono un po' più lunghe rispetto agli altri medium che fanno di mezz'ora, noi facciamo un po' più lunghe, e quindi approfittatene, e avete due persone umili che vi vogliono bene, che vogliono solamente diffondere l'amore che hanno nel cuore, sia io che Salvatore. E con questo vi saluto, vi do la buonanotte e ci vediamo domani con Antonella Peruzzo, e giovedì con Leila e sabato con... sono sempre qua connesso. Sicuramente, Salvatore, spero di venire con una fidanzata a settembre o novembre. Vorrà il figlio della sora Camilla, e tutti lo vanno ma nessuno lo piglia. Ti ringrazio. Ma dai, abbi fiducia, dai. Grazie a te, grazie a tutti quanti. E buona serata. Aspetta, fermo lì che chiudo. Sì. L'associazione Lo Specchio dell'Anima di Gina Antonelli, Pisa, www.lospecchiodellanima.it e www.sulleali-dell'infinito.it di Luca Garbin, vi ringraziano per aver assistito alla nostra diretta.